sempre ricercato nella mia vita tutte le forme espressive, corporee, sonore, visive e oggi olfattive. Mae Wu Fushun oggi ritengo sia un brand di ricerca, una sorta di esploratore della memoria olfattiva. Mae Wu Fushun è composto da due persone, io e Federica. Federica è entrata nel progetto proprio all'inizio dell'architettura olfattiva del cuore, nel progetto della poesia. Lì qualcosa è cambiato. Mae Wu Fushun ha scoperto la materia, ha scoperto la componente materica che contiene il liquido odoroso. La trilogia del viaggio è, secondo me, è il mio lato nomade. È stato racchiudere tre memorie olfattive di un periodo per me importante, che è il periodo dell'antropologia, dell'uomo viaggiatore. Tre traiettorie unite da un denominatore comune importantissimo per me, la mescolanza, la cultura, il ricordo. Da Istanbul fino in Marocco, e in mezzo a questa linea invisibile, la mia terra, la mia Sicilia, mia madre, la mia infanzia. La trilogia del viaggio va dritta al cuore. La ricerca è una traiettoria senza fine dell'uomo. E secondo me il segreto sta proprio nel concepire nella propria vita la metamorfosi di uomo, di anima, di artista, di artigiano. E questo è stato il passaggio fondamentale dal mio lavoro nella trilogia al lavoro di Notturno. Notturno è una dedica a cinque poeti fondamentali della mia vita: Rilke, Hölderlin, Celan, Neruda e Della Crussa. Tutti i miei lavori hanno una poetica che li accomuna. E nel ciclo della poesia, Notturno e Luce sono accomunati da un concetto: del cuore in notturno, l'architettura del silenzio in luce. La prima cosa che si nota in luce è l'assenza di una testa dirompente, ma volevo corporalmente immaginare un profumo che avesse il capochino verso il cuore. Di notturno mi sono portato via dei ricordi, le note di betulla, le note di cedro, le note di pelle. Dovevo avere un continuum olfattivo per ricreare la parte luminosa di notturno. E volevo fare la cosa che non ho mai fatto in nessuno dei miei lavori: addolcire. La base è fatta di miei principi fondamentali: il tabacco, il patchouli, l'ambra. Sono note olfattive che porto con me quando ho bisogno di stasi, quando ho bisogno di calibrare, quando ho bisogno di centrare il mio corpo. L'architettura olfattiva, luminosa, di luce inizia con un accordo di pelle, un accordo che faceva già parte di Notturno. E queste note leggermente verdi di cedro e di betulla, queste aprono, come fece il rum in notturno, aprono ad un cuore che è già profondo, che è già base, che è già sensazione di calore, che è dolcezza, che è tabacco, che è patchouli, che è sandalo. La profondità assoluta poi di questo lavoro e la sua permanenza è data dal benzoino, dalla vaniglia, da note olfattive che non ho mai utilizzato, ma che, come ogni sfida, mi hanno reso consapevole di nuove frontiere, di nuovi spiragli, di nuove sensazioni olfattive.
profumo è stato l'incontro, l'essere nomade. Poi è diventato notte, ricerca intima, la poesia. Oggi il profumo è il silenzio, ricerca della luce.